che ragazzi, non è bellissimo? Avete visto? È un topo telecomandato. È un topino a tutti gli effetti. Guardate, solo che dietro ha le ruote. Guardate qui, basta premere questi due semplici pulsanti per farlo muovere avanti e indietro. Questo topolino sarà la mia nuova arma per uno scherzo a Dominique. A chi non fa impressione un topo? Un topo in casa! Certo, voi direte, è un topo finto, non ci crederà. Ma noi troveremo il momento opportuno per agire e le faremo credere che qui, dentro la nostra casa, c'è veramente un topo. Lo faremo passare da un posto all'altro il più velocemente possibile. E lei di sicuro non si avvicinerà, anzi, scapperà via. E lui, quindi, farà perfettamente il suo lavoro. Fidatevi di me, ci divertiremo un sacco. Quindi adesso aspettiamo Dominique e state a guardare. Buongiorno ragazzi! Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo? Ne dillo, chi siamo? Devi dirlo! Iniziamo! Iniziamo! Eric, torna qui, non stavo facendo niente, volevo solo spiegargli quello che abbiamo fatto ieri. Sicuro? Sì, vieni. Dominique, sicuro? Vieni. Abbiamo passato 24 ore, tutta la giornata, uniti da queste manette. Ed è stato super super difficile. Tu ti lamenti, ma dovrei lamentarmi io. Vi immaginate 24 ore attaccati a Eric? Se non l'avete visto, andate a vedere quel video perché è stato super divertente. Eravamo proprio uniti, attaccati per le braccia. Guardate, proprio così, guarda. Che stai facendo? Niente, che stai facendo, Dominique? Aspetta, Eric. No, aspetta, cosa? Calmati, è solo per fargli capire com'era, no? Sì, era così. Sì, proprio così. E poi qui c'era il mio braccio. No, Dominique, non mi convinci a questa cosa. Tranquillo, stai fermo. Lasciami. Sì, vabbè, avete capito. Così. Così. Ragazzi, non potete capire, è stata la cosa peggiore di sempre. Non lo rifarò mai più, mai più. Eric, sono quasi 50 centesimi sotto il tavolo. Ti puoi prendere, per favore? Tieni. Dove, Dominique? Lì, verso il centro, non li vedi? No. Ci sono i 50 centesimi, lì. Dov'è? Qua non ci sono. Sicuro che non ci sono? Sì. Sicuro, sicuro? Vabbè, no, forse non ci sono, me lo sono immaginato. Come ti sei immaginato? Sì, sì. Sì, Eric, esci. Ma? L'ho immaginato. No! No! Ti sei cascato in pieno. No, dai! Lo sapevo che stavi scongiurando qualcosa con queste manette, lo sapevo, non dovevo fidarmi. Dovevo buttarle. Dominique, dai, dammi la chiave. Qua sopra sono le... No, mollala. Mia. È meglio essere attaccati a Dominique o al tavolo? Ah, cos'è meglio, Eric? No. Ma aiuto, aiuto, ragazzi. È per... Ah! Mollami. Dammele. Mollami. No, dammi. Ah! Ho capito. No, il tavolo si rompe. No, Eric. Stai fermo. Eric, dai, basta. Me ne vado, ti lascio qua. No. Ciao! Ciao! Ciao Eric, come va? Bene, stiamo facendo conoscenza. Però il mio amico tavolo, non io, chiederebbe quando è che possiamo liberarci? Beh, non lo so, potremmo anche fare tutto il video così, potrebbe essere divertente. Ma lui ha un po' da fare. Davvero? Sì. Amico tavolo, io non ce l'ho con te, però lo capisci? Vorrei la mia libertà, la mia libertà. Ragazzi, sta parlando col tavolo. Aspetta. No! Dominique, sono libero! Libero, era facilissimo! Com'è che non ci ho pensato prima? Beh, ce lo stiamo chiedendo tutti, Eric. Com'è che non ci hai pensato prima? 2 hours later. Avete visto, ragazzi? È al computer, sta facendo delle cose. Quindi è il momento perfetto. È il momento di agire. Ecco qui il nostro topolino. Tu vai qui dentro, nella tasca. E adesso dobbiamo capire bene dove metterlo.
Niente. Sto controllando perché mi era sembrato che c'era qualcosa dietro la tenda che si muoveva, ma niente, era solo impressione mia. Che ci deve essere dietro la tenda? Non lo so, Dominic, non lo so, scusa. C'è un topo dietro la tenda, Dominic! Che stai dicendo? Guarda, si muove! Aiuto! No! C'è un topo, Eric! Dominic! Ma era un topo, veramente! Sì, Dominic, è un topo! Non l'hai visto! Prendono un topo con le mani magari. Vai in qualche modo, prendi la scopa. Dai Eric, potrebbe venire qui, prendilo. Come la scopa? Non possiamo fargli male, Dominic. Non può stare qui, vai a prendere. Eric, prendete, ti prego. Va bene, ok, vado. Eric, l'hai detto? No, veramente, Dominic, io non lo vedo più. No, Dominic, può essere che non era un topo, è stata solo impressione mia. Secondo me non era un topo. Ma sei sicura? Hai controllato bene dietro la tenda? Sì, ho controllato, ma vuoi vedere anche tu? Sì, Dominic, guarda, vieni, avviciniamoci. Dominic! È un topo, Dominic, è un topo gigante! Le caramelle! È un topo gigante! Io non scendo più! Basta! No, Eric, fai qualcosa! Fa qualcosa, Eric! Sei tu l'uomo di questa casa! Prendi qualcosa! Prendi una trappola! Dominic, ma dove la prendo la trappola? Io non gli farò mai del male. Ma non può stare in casa nostra, sai dove andare? Ma Dominic è come un cricetino, piccolo, indifeso, con tanta fame. Ma nemmeno un criceto sta in casa nostra, noi ne abbiamo criceti, fa qualcosa, ti prego. Chiamiamo i vigili del fuoco, il telefono, chiamiamo i vigili. Ma non puoi chiamare i vigili per un topo. Come no, e allora chi chiamiamo? Nessuno. Il 118, la polizia, ti prego chiamiamo qualcuno, no, io non voglio scendere. Ci penso io. 118! Eric, non scherzare, è una situazione seria. Come è possibile? Come ha fatto entrare un topo al terzo piano? Dominica, dalla finestra, dal balcone, dalla veranda, da ovunque. Ma è un topo arrampicatore. Sei un topo Spider-Man, è un topo contaminato. Secondo me è un topo supereroe. Ma ti vieni a parlare, vado a controllare. Tienilo sotto d'occhio. Va bene, ci vado io, lo vado a controllare. Vado a controllare questo topo gigante. Dominic, non c'è più dietro la tenda. No, non c'è più. La tenda è spostata, Dominic, stavolta è uscito sicuro. Non ti preoccupare, Dominic, ora vedo che cosa possiamo fare. Non lo so, Dominic, vediamo cosa possiamo fare. Tento, vedi se lo vedi? Io qua non lo vedo. Non possiamo stare con un topo, Eric, ti prego, controlla, vedi? Facciamo qualcosa. Vediamo. Oddio, Eric, non ti prego, per favore, troppo paura, Eric. Dominic, non essere così esagerata. Lasciare la casa al topo. Vieni qua, fammi salire in braccio. Vieni.
ma no, no, in braccio, no! Ah, portami via, ti prego! Aiuto! Ok, capiamo! Non mi salvo! Non posso! Ehi, dove qua! Dai, Eric, veramente, sai che i miei amici vigili vengono? Perché c'è traffico qui dentro! Dai, non sto scherzando! Se chiami i miei vigili, i vigili prendono e stoppi! No! E allora chi chiamiamo? La chiappotopi! Cerca su internet, ti prego, fa qualcosa! Vieni qui a riprendere me! Voglio vedere dove è il topo! Corri! Tieni allora, tieni! Vai! Corri, vai! Vado, vado! Prendilo! Con le mani? Sì! Con qualunque cosa! Eric, lo vedi? Eric, ti prego, controlla bene, sarà in qualche angolo. Ah, ma è lì, dove? Dove? Qua dietro lo stadio. Come lì? E quando c'è finito lì? Vedo qualcosa. Eric, ma non c'era, di qua non è passato, com'è possibile? È lì, lo vedo, lo vedo. Prendilo, che stai aspettando? Prendilo, catturalo. Con le mani? Sì, con le mani, mica posso farlo io, prendilo. Aspetta, Dominique, e se mi morde? No, 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 no. Spider-Man è stato morso da un ragno e è diventato Fireman. Io, se vengo morso da un topo, divento Topoman. Ma che stai dicendo? Sbrigati! Prendilo, veloce, prendilo! L'hai preso! Si muove! Questo è un gigante! Eric? Eric? Sì? Ma che... Gigante! Guarda! L'ho preso! Sono stato bravo, eh? Sono stato bravo, vero? No, dai! No, dai! Basta con questi scherzi! Ma no, io mi sentivo male così! Beh, smettila di ridere! No, no, dai! Eric, ma è finto! È finto! Oh. Oh mio Dio! Ma che? Ha le ruote! Come faceva a muoversi, Eric? Ops! Dai, Dominique, l'importante è che non era vero. Ma tu non puoi credere! Ok, ragazzi, lasciate un bellissimo like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. E oggi salutiamo Yasmin Melchi, Carmen Della Vita, Alessandro Zanieri, Virginia D'Angelo e Angelo Contartese. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi! Ciao belli, siete troppo belli, bellissimi! Vi vogliamo troppo bene, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!